5 anni. Nel lavoro domanda e offerta che non si incontrano, è estate già iniziata, mancano tante figure in alberghi, bar e ristoranti e le ragioni sono più di una. Contratti poco allettanti, orari infiniti e paghe spesso non regolari. È l'altra faccia del settore del turismo, quella che poco attira giovani e lavoratori stagionali. L'estate è infatti ormai entrata nel vivo, ma le difficoltà nel trovare personale continuano a pesare su ristoranti, bar e alberghi. Colpa non solo del reddito di cittadinanza, ma anche di condizioni contrattuali, spesso poco vantaggiose per i lavoratori. Secondo una ricerca FIPE, ad esempio, il contratto medio per un cameriere si ferma a 1.300 euro, più basso dei 1.500 lordi al mese per 8 ore, previsto dal contratto nazionale siglato da FIPE Confcommercio e adottato dalla maggioranza delle imprese. Se non bastasse, il periodo di prova per lavorare come cameriere può arrivare anche a 140 giorni, rispetto ai 30 che si concordano in media. Discorso analogo per quanto riguarda gli straordinari. Il contratto FIPE Confcommercio prevede una maggiorazione del 30%, mentre altri contratti si fermano al 15%. Non può essere che nel settore dei pubblici esercizi ci siano 31 contratti depositati presso il CNEL, di cui uno solo è quello che raggruppa la stragrande maggioranza di imprese e di lavoratori, mentre gli altri evidentemente sono fatti con il criterio della sottrazione a danno dei lavoratori e che produce poi concorrenza sleale per le imprese. Episodi ed esperienze che incidono negativamente su tutto il settore e anche su chi invece cerca personale regolarmente. In Ucraina